Benvenute e benvenuti. 3 anni fa, nel 2017, è nata la Italian Regina Bull Society, un luogo dove raccogliere tutto il meraviglioso mondo della scrittrice inglese, ma è anche un modo per incontrarla fuori dai soliti schemi accademici e per condividere con il maggior numero di persone, di donne e di uomini, il suo pensiero, la sua straordinaria vita. Chi c'è in questa meravigliosa avventura? Naturalmente Nadia Fusini, che tutti conosciamo, Liliana Rampello, che è una scrittrice saggista, ha curato diversi scritti per il Saggiatore, e quest'ultimo, Momenti d'essere, di cui poi parleremo, edito da Pontale Grazie, ricercatrici e appunto socio fondatrici dell'Italian Regina Bull Society, come Elisa Bolchi, che è anche vicepresidente, e Sara Sullam, traduttrice e ricercatrice, che ha curato proprio l'anno scorso un libro bussola che si intitola Leggere Woolf, edito da Carocci, Yolanda Plescia e molte altre. Qualche dato: attualmente i soci sono 317. Da 4 anni le nostre wolfiane organizzano un festival che si intitola Il Fare in una Stanza a Monza, in collaborazione con la libreria Virginia & Co., una libreria che, se non avete mai visto, magari non in questo momento, ma insomma vi consiglio di andare a vedere. E siamo alla 4ª edizione, quest'anno naturalmente per il Covid non sarà possibile, e allora lo faranno online dentro Book City sabato 14 novembre dalle 10.30 alle 18. Ogni anno danno vita a una grande festa alla Casa Internazionale delle Donne di Roma, che si chiama Una Giornata Tutta per Lei, e poi naturalmente il Dallas Day. Ed è così che proprio nel 2017 abbiamo deciso, proprio con questo spirito, di dar vita, grazie al Circolo dei Lettori, insieme al Circolo dei Lettori, ad alcuni cicli per raccontare il pensiero di Virginia Woolf, per mettere a fuoco le questioni centrali che hanno caratterizzato il suo pensiero e la sua vita, e per raccontare e restituire la forza di questa donna che ha saputo mettere al mondo la propria soggettività. E nel 2017 è nato il primo ciclo, che si intitola Il Faro di una Stanza. Abbiamo raccontato Mrs. Dalloway, La Crociera, Autobiografia di una Scrittrice, e abbiamo visto come leggere Woolf significhi poi interrogarsi su una questione di relazione e di amore. E nel 2019 il secondo ciclo. Abbiamo messo in luce, diciamo, il perché Virginia Woolf sia considerata un'icona di parole di libertà, e abbiamo visto perché è considerata un outsider. Quest'anno, e siamo qui per questo, abbiamo pensato di dar vita appunto al terzo ciclo, che abbiamo intitolato Tracce di vita, e ci interrogheremo intorno al tema del tempo, un tema che è molto importante negli scritti e nei diari, nei romanzi di Virginia Woolf. Lo faremo come sempre con le tre wolfiane che ci accompagnano appunto dal 2017, che sono Liliana Rampello, Elisa Bolchi e Sara Sullam. E per comprendere questo rapporto di Woolf con la temporalità e la sua invenzione originale del tempo, le nostre tre wolfiane hanno scelto 3 momenti: la memoria, il ricordo e l'oblio. Il primo appuntamento sarà Momenti d'essere, è un libro che adesso appunto vi mostro, eccolo qua, è un libro edito da Pontale Grazie ed è una ripubblicazione che contiene 15 pagine inedite tradotte appunto da Sara Sullam, e Liliana ci parlerà del momento del ricordo. Poi avremo Elisa Bolchi, che ci racconterà Diario di una Scrittrice, e andrà a rivisitare appunto la memoria futura, e chiuderà Sara Sullam con Al Faro, ci parlerà appunto del varco del tempo. L'importante è che, come dicono sempre le wolfiane, non dobbiamo solo studiare Virginia Woolf, ma dobbiamo saperla attraversare. Buon volo della mente a tutte!